Si è insediato il nuovo questore di Teramo, il dottor Lucio Pennella. La tematica sicurezza è stata al centro dell'incontro di presentazione alla stampa. Pennella, che proviene dal Comando regionale della Polizia stradale di Ancona, prende il posto di Enrico De Simone, incaricato della direzione della questura dell'Aquila. L'impressione di una città abbastanza serena e abbastanza tranquilla, con rispetto delle regole, perché stiamo uscendo tutti quanti fuori da un periodo complesso per tutti quanti. Però ho visto anche con l'uso della mascherina, ancora all'aperto, che evidentemente le regole sono state rispettate bene. Quindi, questo fa onore a tutti i teramani. E spero che si continui su questa strada. Dopodiché, c'è un rinforzo di agenti sulla zona della costa, sulla zona costiera che so che in questo periodo ovviamente è molto più frequentata. E meno male perché vuol dire che gira anche un po' l'economia, però sarà anche più frequentata da noi. Che siamo pronti lì a cercare di garantire al meglio la sicurezza di questo periodo estivo per gli abitanti della provincia di Teramo e per i turisti che arriveranno. Furti in abitazione probabilmente fisiologicamente ci potranno essere, però saremo pronti anche lì a cercare di prevenire questo fenomeno. Quindi, voglio dire, è una situazione che è costantemente monitorata. I miei collaboratori mi stanno un pochettino anche. Mi stanno rendendo edotto di quelle che sono le problematiche del territorio, quindi insomma con calma cercheremo di sviscerare al meglio quali sono le criticità per provare a porre rimedio, ma sicuramente ci, ci riusciremo. Il mio predecessore ha fatto molto bene, ha fatto molto bene, e quindi credo che, diciamo che si potrà partire sicuramente dalle sue basi. Intanto lei mi consente anche di ringraziare il signor Capo della Polizia e il Dipartimento che mi ha dato la possibilità di lavorare come questore in questa provincia. Sicuramente con il dottor De Simone ci siamo sentiti, ci sentiremo e quindi cercheremo di mettere a frutto al meglio quelle che sono le nostre esperienze, le metteremo insieme a fattore comune per cercare di, di garantire al meglio la sicurezza di questa città e di questa provincia.